Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non ruberete, non userete inganno, menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Non tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio. Non tratterai con parzialità il povero, non userai preferenza verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai, non severai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a lunedì 27 febbraio 2023. Abbiamo ascoltato la prima lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal libro del Levitico, capitolo 19, versetti 1 e seguenti. Questa lettura della Messa di oggi si combina perfettamente con la lettura che stiamo facendo del libro di Bonhoeffer, La vita comune. E stiamo proprio trattando questo tema del avere rispetto del prossimo e di non ucciderlo con calunnie, cattiverie, maldicenze e quant'altro. Andiamo avanti a leggere quello che scrive. Se si esercita fin dall'inizio questa disciplina della lingua, ognuno potrà fare una scoperta incomparabile. Quindi lui la chiama disciplina della lingua. Noi dobbiamo chiederci, siccome siamo tanto abituati alla disciplina dello stomaco, no? A fare i digiuni, le penitenze del cibo, queste cose qui, ecco, forse mi verrebbe da dire che un digiuno e una penitenza è una disciplina fondamentale, più di quella del digiuno dello stomaco, del digiuno del mangiare, è la disciplina della lingua, il digiuno delle parole e delle cattiverie. Questa mi sembra il vero digiuno, la vera disciplina. E lui dice, perché vi ricordate, no, quello che abbiamo detto ieri, quindi sui pensieri malvagi, sul parlare di nascosto contro il fratello, non solo il parlare ma anche l'ascoltare, e su questa apparenza del bene con il nome della quale noi parliamo male degli altri di nascosto, e che di fatto copre uno spirito di odio contro il fratello con intenti distruttivi, la lettura che abbiamo appena ascoltato del libro del Levitico. Allora lui dice, se tu ti eserciti fin dall'inizio in questa disciplina della lingua, potrai fare una scoperta incomparabile. E adesso vediamo. Allora, riuscirà, cioè, attenti, qual è la scoperta? Riuscirà, cioè, a smettere di tenere d'occhio continuamente l'altro, di giudicarlo, di condannarlo, di inquadrarlo nel posto che lui sembra gli spetti, di esercitare violenza su di lui. Ecco, il digiuno della lingua, io lo chiamo il digiuno della lingua, Bonhoeffer lo chiama la disciplina della lingua. Nel senso che lui lo intende come il non parlar male di qualcuno di nascosto. Io lo intendo come il non parlare proprio. Ecco perché parlo di digiuno. Lui dice disciplinati, quindi non parlare male degli altri, non parlare male di nascosto, non ammantarti di false scuse per poi ucciderlo con l'odio, no? Ecco, io invece dico no, facciamo un passo in più, parliamo proprio di digiuno. Impariamo proprio a non parlare, a stare zitti quando riguarda la vita degli altri, perché noi della vita degli altri non sappiamo niente, niente, nulla, perché nessuno di noi vede nel cuore dell'uomo. Quindi, se non abbiamo un compito grave di responsabilità, cerchiamo di stare zitti e di dire, ma io perché devo parlare della vita degli altri? Io parlo della mia vita. Voglio parlare di qualcuno, parlo di me. Voglio parlare dei peccati di qualcuno, parlo di miei. Voglio parlare dei difetti di qualcuno, parlo di miei. Voglio parlare delle incompetenze e delle incapacità di qualcuno, parlo delle mie. Va degli altri, sto zitto. Allora lui dice, se tu farai così, cioè se tu sarai disciplinato, e io aggiungo, se tu farai il digiuno della lingua, questa è la scoperta che farai. Smetterai di tenere d'occhio continuamente l'altro, cioè smetterai di guardare sempre fuori di te, smetterai di giudicare, smetterai di condannare, smetterai di inquadrarlo nel posto che tu gli hai dato,
Perché di fatto noi cosa facciamo? Noi etichettiamo le persone e le sbattiamo in un loculo che porterà per sempre quell'etichetta. Perché noi viviamo di pregiudizi, quindi quella persona noi la giudichiamo, non lo so, vanitosa, e quello sarà per sempre il vanitoso di turno. Non ha importanza che passano gli anni, che quello magari matura, che quello cambia, che quello si pente, che quello si converte, che quello diventa un'altra persona. No! L'abbiamo etichettato e sarà così per sempre. Ora, questo digiuno, questa disciplina, ti aiuterà a tenere l'occhio su di te e non sugli altri. E quindi a non avere nessun giudizio negativo sull'altro. Perché tu stai guardando te, non stai guardando lui. E in questa maniera smetterai di essere violento. Questo peccato della lingua, che abbiamo visto ieri, di fatto è una mancanza di carità, poi bisogna vedere l'oggetto, ma tendenzialmente grave. Leggete il sermone di San Giovanni Maria Vianney sulla mormorazione e capirete. Questo peccato contro la carità di fatto è una forma di violenza. Quando noi diciamo il male di qualcuno di nascosto da questa persona, noi stiamo facendo un atto di violenza contro di lui. Lo stiamo violentando. È come se noi prendessimo questa persona e da dietro, alle sue spalle, noi dovessimo tirare delle coltellate nella schiena. Se è un nostro amico, se è una persona che si fida di noi, è come se noi ci avvicinassimo, lui apre le braccia per abbracciarsi e noi gli piantiamo un pugnale nel cuore. Una vigliaccata peggiore di questo non si può fare. Questo è quello che ha fatto Giuda. Questo è quello che ha fatto Giuda. Stiamo attenti, stiamo molto attenti a noi stessi. Dopo andiamo a fare in giro le marce per la pace, no? Dopo facciamo le preghiere per la pace, dopo vogliamo la pace, dopo preghiamo il rosario per avere la pace. Quando noi abbiamo la bocca, con la nostra lingua sporca del sangue degli altri, e le nostre mani sporche del loro sangue. Perché noi ammazziamo le persone con le parole, con la diffamazione, con la calunnia, senza avere mai il coraggio di andare a dire in faccia a queste persone ciò che noi pensiamo e aprirci a un confronto e dire: ma io penso che questa persona è così, va bene, ma posso sentire anche questa persona che cosa ha da dire di sé? Cioè, ma perché non posso andare a dire: guarda, io mi sono fatto questa idea, ma tu cos'è che hai da dirmi? Ah, ma con quella persona non si può parlare, ma tu prova. Poi se ti risponderà male potrei dire: va bene, non si può parlare, ma tu prova. Non dobbiamo mai cedere a questi sistemi infernali. E se non hai il coraggio, uno dice: no, ma io ho paura, non ho il coraggio. Bene, ora taci. Taci. Non devi dire niente di male su quella persona. Visto che tu ti sei sottratto al confronto, cioè non hai avuto il coraggio, che viene dall'umiltà e dalla verità, di andare a esporre ciò che ti sembra essere vero, inerente a quella persona, allora se non hai questo coraggio e non ti sei esposto al confronto, va bene, stai zitto. E non potrai mai dire niente di male. Perché sennò tu avrai fatto un atto di violenza. È come tirargli un pugno in faccia. È come buttarlo per terra, è come fargli uno sgambetto e farlo cadere. È la stessa cosa. È come prendere un coltello e piantarglielo nella schiena. Uguale. Uno dice: ma perché? Credetemi, non credo di esagerare, ma il 90% di tutte le diatribe, dissidie, le lite intestine che ci sono sfumerebbero nel nulla se ci fosse il coraggio della verità, di andare e chiedere e aprirsi a un confronto. Sfumerebbero nel niente e vedremmo che l'artefice di tutto questo è il diavolo. Ora, scrive,
Ora riesce a riconoscere, ecco, se ha fatto la penitenza, la disciplina della lingua, ora riesce a riconoscere il fratello nella sua piena libertà, così come Dio gliel'ha posto davanti. Quando tu hai fatto questa disciplina della lingua e hai negato questi pensieri malvagi contro l'altro, e ancora di più se ti sei esposto a un cammino di verità e di verifica con l'altro, tu finalmente lo potrai vedere per quello che è, nella sua libertà. Perché quel fratello lì, e questa è la questione nodale, te l'ha messo nella tua vita Dio. E questo è il problema. E se Dio te l'ha messo, c'è una ragione. La visione, ecco, la visione si amplia e con sua grande sorpresa è in grado di riconoscere nei suoi fratelli, per la prima volta, la ricchezza e la gloria della creazione divina. Capito? Per la prima volta vede ricchezza e gloria. Non vede sempre il male. Hai fatto, hai detto, sei ipocrita, sei questo, sei quello, sei quell'altro. Ma vede la persona così com'è, nella sua bellezza, nella sua verità, nella sua libertà, nella sua ricchezza, nella sua gloria. Dio non ha fatto altro, come avrei voluto, che configurarlo io. Scusatemi. Dio non ha fatto l'altro, come avrei voluto configurarlo io. Cioè, l'altro non è fatto in immagine e somiglianza, l'altro è fatto in immagine e somiglianza di Dio. L'altro, Dio lo ha formato, plasmato, e poi la sua storia lo ha ulteriormente plasmato anche quella, diverso da come lo voglio io. Ecco perché i matrimoni spesse volte falliscono. Perché uno a un certo punto, un giorno si sveglia la domenica mattina, guarda l'altro, guarda il marito e la moglie e dice: ah, ma tu non sei quello che io pensavo che tu fossi. Vabbè, ma perché chi ti aveva detto e chi ti aveva assicurato del fatto che accanto a te tu ci avevi un clone? Io non sono il tuo clone, sono tuo marito. E non sono fatto di immagine e somiglianza, non sono il prodotto dei tuoi sogni, capito? Io non vivo in una fiaba, io sono in carne ed ossa, sono una persona completamente diversa da te, grazie al cielo, e soprattutto non sono la proiezione riuscita di ciò che tu volevi che io fossi. Chi mi ha formato l'ho incontrato prima di incontrare te. Tutta la storia da cui vengo viene prima di te. Quindi nel fidanzamento sarebbe molto bello e opportuno, invece di anticipare i passi e fare ciò che non va fatto perché è proprio fuori tema, perché proprio non rende la ragione di quello che adesso vi dico, perché non si possono avere i fichi a dicembre, no? Ecco, quindi in un fidanzamento cos'è che conta? Conta la conoscenza, conta il dialogo, conta la comunicazione. Di che cosa? Di quello che io sono, non di quello che tu vuoi che io sia. Quindi cominciamo a parlarci e a dirci chi sono io in questi 20-30 anni, da dove arrivo, come mi sono costruito, le esperienze che ho fatto, chi sono io dentro di me, chi sono io fuori di me, quello che io voglio essere, quello che per me è importante, questo è. Ma se io faccio così rischio di perdere l'altro. Ma è l'unica strada questa, per avere veramente la presenza dell'altro, che sia una presenza vera e non un artefatto. Cioè, se no l'altra persona, invece di amare me, ama la proiezione di me, ma non ama me. Cioè, capite, stiamo attenti a vivere la vita come avatar, eh? Cioè, piace a tutti, no? Chiudersi in una macchina e proiettarsi in un mondo fantastico, dove sono alto, slanciato, bello, guerriero, che volo sui draghi, no? Che faccio le cose più incredibili, che combatto contro i cattivi, che salvo l'albero della vita, che parlo con le anime, no? Tutta sta roba qui. Sì, bellissima, certo, bellissima, ok. Ma non è reale. E questo è il punto. Non è reale. La tua realtà
è quell'uomo sulla sedia a rotelle. Quella è la realtà. E infatti, no? Perché poi avvenga il passaggio, no? Dall'uomo reale della sedia a rotelle al sogno con la consegna definitiva in quest'altra realtà, che cosa ci vuole? La morte. Ci vuole la morte fisica della persona, di quel soldato sulla sedia a rotelle, e quindi l'intervento della realtà soprannaturale, ok? E quindi il passaggio nel mondo fantastico. Va bene, ma quello deve essere morto. Cioè, non posso tenere in piedi due realtà, non esistono, o l'una o l'altra. O stai in questo mondo o stai in un altro mondo. Quindi l'altra persona che ho davanti non è che per venire a parlare con me deve entrare nella capsula e fare la trasmigrazione e diventare l'avatar. No. E noi invece facciamo così. Quando andiamo fuori col nostro micio a fare i cuori di panna, capite? Io cosa faccio? Mi infilo nella capsula, attivo e faccio la trasmigrazione e divento l'avatar tutto verde. Sì, ma quello non sono io, eh. Quello non sono io. Quindi noi non dobbiamo entrare in nessuna capsula, dobbiamo stare fuori dalle capsule. Io sono questo, vengo da qui a questa storia. Non va bene, cioè tu capisci che non va bene. Bene, saluti e baci, arrivederci. Fine. Ognuno per la sua strada. Ma almeno abbiamo incontrato persone reali. E no, la mia ragazza è credente, anche tutti i giorni dico il rosario. La mia ragazza è credente, lui ha 30 anni che non va alla messa, adesso inizia ad andare a messa tutti i giorni, adesso inizia a fare il digiuno, adesso inizia a fare... Ma non è lui! E questo è il punto, questo non è lui! E infatti quando vi lascerete, lui tornerà peggio di prima, perché in più avrà anche l'odio per queste cose che ha fatto. Non è frutto di un cammino, è che siccome tu lo vuoi verde, lui si infila nel capsule e diventa l'avatar. Ma non è lui, non è la persona. No, ma io lo cambio, sì, disse l'eroina al tossicomane. Capito? No, ma io lo cambio, sì, sì, certo, certo. Dai, facciamo così, tu diventa la mia droga e divento la tua droga. Droghiamoci insieme uno dell'altro. È una bellezza. Ci sai che vita? Una cosa meravigliosa, no? Due dipendenti uno dall'altro, perfetto. Un futuro, io vedo un futuro qui davanti, no? Sì, certo. Non me lo ha dato, ecco, vedete, non me lo ha dato per fratello allo scopo di farmelo dominare, ma perché al di sopra di lui io ritrovi il creatore, capite? Cioè non mi ha dato quella persona, chiunque essa sia, perché io la schiacci, perché io la domini, perché io la faccia mi uso e consumo. No. Ma perché io incontrando l'altro vedo Dio e penso a Dio che l'ha creato, non ad altro. Nella sua libertà di creatura, ora l'altro è per me motivo di gioia, mentre prima lo era di fastidio e di pena. Certo, se io, tutto sta, se ci sta l'inizio, il disciplina della lingua, il digiuno della lingua e dei pensieri, allora io vedrò l'altro come motivo di gioia. Certo. Quando vi dicevo aprite le vostre case, quando vi dicevo mi raccomando fate entrare le persone, mi raccomando vivete la domenica insieme, no? Fate fraternità, fate, chiamatela come volete, fate amicizia, fate quello che volete, ma fate qualcosa, no? Non fate diventare le vostre case dei loculi di morte, non fatele diventare delle bare, immettete vita, fate girare la vita, state insieme, imparate a vedere l'altra persona come un motivo di gioia. Poi va bene, c'è quello più pasticcione, c'è quello meno pasticcione, e va bene,
quello più pasticcione 10 volte lo sopporterai, all'11ª volta dirai pasticcione, 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 pasticcione. Ecco, va bene. Quando gli avrei detto 100 volte pasticcione, basta. Cosa devi fare? Va bene, ci sta anche che qualche volta perdi la pazienza, non è che l'altro sarà sempre motivo di gioia e di gaudio e di letizia. Sì, ci sarà anche un momento in cui dice basta, non ne posso più. Ma anche Gesù l'ha detto, no, fino a quando sarò con voi, fino a quando devo sopportarvi, che peso. E va bene, ci sta anche questo. Però intanto siamo dentro in un flusso di vita. Proprio siamo dentro, è come quando tu vai al mare, no? Che arriva l'onda e poi vedi tutta quella schiuma di ossigeno, no? Che gli viene addosso di tutte le bollicine. Va bene, ogni tanto prenderai anche qualche botta, tutta quell'onda lì ti farà andare l'acqua nel naso, ti farà fare capriole, ti butterà un po' lì e va bene. Però che bello, no? Che sensazione di freschezza, di vita, di salsedine, di iodio, di mare, di bello, no? Preferite lo stagno con le rane, i girini, i rospi? Ah, lì non c'è l'onda, eh? Lì c'è la mucillagine, c'è lo schifo. Preferite quello? E in tutto questo ci sta anche dentro la fatica, alle volte ci sarà anche la fatica. Quando vedrete uno che ne combina qualcosa, direte, cosa ti devo dire? Sei un pasticcione e basta, e cosa ci vuoi fare? E niente, ci sarà sempre qualcuno che è più pasticcione degli altri. E ce ne faremo una ragione, avrà anche lui la sua bellezza, o anche lei la sua bellezza, perché pasticcioni sono anche le ragazze, mica solamente i maschi. E va bene. Sarà un po' motivo di sorridere, no? Perché bisogna anche un po'. Intanto ci devono essere anche questi tipi un po' così, un po' alternativi, diciamo così. Dio, sentite cosa dice adesso, state attenti: Dio non vuole che mi configuri l'altro secondo l'immagine che piace a me, cioè secondo la mia propria immagine. Ma al contrario, nel renderlo libero nei miei confronti, Dio lo ha fatto immagine di se stesso. L'altro non è il mio clone. Noi dobbiamo tenere giù la macchina da fotocopiatrice umana. Dobbiamo spaccarla quella fotocopiatrice lì. E dobbiamo metterci nella testa che l'altro lo incontro veramente solo dentro la libertà, solo lì, solo dentro una grande dinamica di libertà. Quando l'altro è libero, ma veramente libero, di dire sì, di dire no, allora io veramente lo posso incontrare. Perché Dio non vuole che io lo faccia in immagine e somiglianza, perché è già fatto, l'ha già fatto lui. L'altro non deve diventare il vitello d'oro. Non deve diventare il mio idolo. L'altro è l'altro, deve stare al suo posto, quello che gli ha dato Dio, nella sua libertà. Quindi ecco, non posso mai sapere anticipatamente come risulti l'immagine di Dio nell'altro, ma comunque si tratta sempre di qualcosa di nuovo, ecco, vedete? Di una figura che si fonda solo sulla libera creazione di Dio. Potrebbe sembrarmi un'immagine estranea, addirittura non riferibile a Dio. Ma Dio crea l'altro, immagine del proprio figlio, il crocifisso. E anche questa similitudine mi risultava quanto mai strana e non riferibile a Dio, finché non ne ho colto il senso. Ecco, e adesso vedremo. Domani vedremo cosa vuol dire che ne ha colto il senso. E vedrete che bello. Quindi, c'è sempre qualcosa di nuovo nell'altro. In ciascuno di noi c'è sempre qualcosa di nuovo. C'è sempre da imparare. Abbiamo sempre. Diciamo così, l'altro, noi dobbiamo essere per l'altro come Cristoforo Colombo è stato per le Americhe. Questo. Noi dobbiamo sempre partire dalla scoperta delle Americhe. Sempre. No, ma non c'è niente, no, ma una follia, no, ma morirete tutti nel viaggio. No, ma vabbè, 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 vabbè. La rischio lo stesso.
sono uno scopritore di novità. Voglio scoprire le bellezze e le novità dell'altra persona, con tutto quello che porta dentro. E poi certo, ci sarà anche qualche spina. Va bene, ce l'ho anch'io le spine, cosa dobbiamo fare? E chi mi prende, prende padre Giorgio e le sue spine. Tutti abbiamo le nostre spine. E potrebbe risultarmi un'immagine strana, cioè uno dire, mamma mia, ma quanto diverso. Oppure dire, ma quanto lontano da Dio questo qui. Ma lui dice, questo ha un senso. Io ho scoperto che ha un senso, dice Bonhoeffer. Qui bisogna coglierne un senso. Perché Dio ha fatto l'uomo a immagine del proprio figlio crocifisso. No? Quindi qual è il senso di questa estraneità dell'altro così radicale, di questo non essere riferibile a Dio, di questo sembrare così fuori da me? C'è un senso. Domani lo vedremo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.